Per le vostre libere ricerche invito a scorrere le migliaia di video attraverso il link che trovate su Indice Alfabetico dal sito web www.tinelli.eu. Su questo canale YouTube avete anche l'incredibile raccolta di playlist suddivisa per tematiche. Le playlist le trovate anche su Indice Alfabetico contrassegnate da questo indicatore. Sempre a disposizione il risveglio, a colori, solo nel formato ebook, ma nella versione cartacea è solo in bianco e nero. Su questo canale, come sul secondo, mi comporto esattamente nello stesso modo di come esercito il regime in autocarica. Viene eliminato qualsiasi commento che non rientra nella mia narrativa delle scoperte fatte come libero ricercatore, ma non impongo nulla. Ognuno è libero di eseguire e ripetere quanto proposto e scoprire la verità, oppure di lasciare il canale e continuare a credere e crogiolarsi dentro il sistema di indottrinamento. Sono all'aeroporto per il volo da Atlanta a Toronto e ho voluto prendere il posto al finestrino perché so che ho la possibilità di vedere sorgere il sole. Come vedete sono un vero turista con la mia P900, ma quello che vedremo è vero al 100%, che il sole non è lontano 150 milioni di chilometri. Andiamo. Questo è il video che ha fatto Matt e come potete vedere il sole è appena iniziato a sorgere. Ma non è assolutamente oltre l'orizzonte. Potete osservare che l'orizzonte è dietro, sullo sfondo, ma il sole sta sorgendo in mezzo a quello spesso strato di nuvole là in fondo. Ora, se il sole si trova lontano 150 milioni di chilometri, dovrebbe sorgere sull'orizzonte, ma non in mezzo alle nuvole come si vede qui. Matt si trovava a circa 10.000 metri di altezza quando ha ripreso questo con la sua P900, ma non riusciva a capacitarsi di come sia possibile tutto ciò, considerando un sole a 150 milioni di chilometri. Ma tutto questo è impossibile anche nel nostro regno piano, la Terra piatta, piana. È lampante che se si riesce a vedere il sole dietro alle nuvole durante una giornata soleggiata, vuol dire che il sole non è una palla di fuoco a 150 milioni di chilometri e non è nemmeno come ci mostra la NASA o come hanno inseminato nella mente dei nostri predecessori attraverso l'indottrinamento della scuola d'obbligo. Riflettete sull'articolo 26 di Diritti Umani al comma 1. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. Obbligatorio non è un diritto, è un obbligo. Pensate bene alla parola obbligo ancora una volta, che sentiamo tutti i giorni. Per i più ghiotti e le più ghiotte ricordate che su Indice Alfabetico trovate decine e decine di video sul tema sole. Quello che vediamo potrebbe essere un'immagine focale creata dai raggi solari, i quali entrando attraverso una lente concava si focalizzano in un singolo punto, che è il sole. Come quello che succede qui, dove la luce entra attraverso la cupola e crea il sole all'interno. Viene spiegato da Austin Lambert 33, di cui trovate la playlist attraverso Indice Alfabetico e nella descrizione del video. I raggi solari, ovvero la luce che è stata creata il primo giorno, entra attraverso il firmamento, il quale è stato creato il secondo giorno, e attraverso l'atmosfera, che è stata creata il terzo giorno, quando sono state create tutte le piante, crea l'immagine focale, quella che noi chiamiamo sole, come potete vedere qui, che si inclina verso il basso dove produce quello che sperimentiamo ogni giorno grazie al sole, come questa immagine. Quindi ancora una volta qui è dove si trovava Matt volando da Atlanta a Toronto e guardando ad est il sorgere del sole, e questo è lui che si chiede se qualcun altro sull'aereo ha visto quello che ha appena visto.